Cari ragazzi, ben ritrovati su Dark Souls 3. Dunque questa qua è una guida in ordine cronologico di tutti gli oggetti del DLC, così se magari qualcuno di voi ha lasciato indietro qualcosa è sicuro di trovare tutto quanto strada facendo. Dunque cominciamo con il giavellotto dei devoti. Questo qua molto semplicemente, dal primo falò basta dirigersi verso la zona successiva in cui ci sono i lupi e tenersi sulla destra. Ovviamente qua ci saranno un sacco di lupi che attaccheranno, quindi è meglio farli fuori per non avere il mondo alle calcagna. E qua molto semplicemente c'è questo percorso a destra, si prosegue dritti, qui ci sono un sacco di devoti che non vedono l'ora di farvi la pelle. Ma in cima a questa salita troviamo l'arma, il giavellotto per l'appunto, e siamo nuovamente sulla collinetta a due passi dal falò. Dunque sempre dal primo falò. Questa volta andiamo a raccogliere l'ascia di Millwood, le ceneri del capitano e lo scudo della quercia eterea. Dunque, sempre nella zona con i lupi, stavolta tirate dritto e tenetevi sulla sinistra per raggiungere la torre dove ci sono tutti questi guerrieri di Millwood per l'appunto. Entrate nella torre e proseguite verso l'alto finché non trovate una scala che vi porta non proprio sulla cima, ma quasi, di sta benedetta torre. In cima alla scala troverete quell'arciere rompicazzo che aveva dato filo da torcere fino a quel momento. Qua potete decidere se ucciderlo o potete anche semplicemente lasciarlo stare. E qua si può già raccogliere il primo oggetto, ovvero lo scudo della quercia eterea, saltando giù su questa piattaforma per raggiungere il cadavere. Volendo si può semplicemente scendere le scale, girare a sinistra e lo raccogliete. Dunque, successivamente stavolta si prosegue verso l'alto, andate al piano di sopra rispetto alla scala e qua vedete che c'è un altro cadavere. Qui si può effettuare un salto per recuperare l'oggetto o lo vediamo dopo, lo si può anche, questa zona la si può anche raggiungere dall'alto. Infatti se si prosegue verso l'alto ci sarà una scala all'esterno della torre che vi porta proprio sulla cima, che più cima non si può. E qui troviamo su un'impalcatura, su questa trave, troviamo le ceneri del capitano, vedremo dopo che cosa fanno. Qui per l'appunto, se non vi fidate a fare il salto, potete scendere su queste travi e vedete che raggiungete il cadavere che contiene l'ascia di Millwood. Dunque, queste ceneri, se le diamo all'ancella del santuario, ci sbloccheranno il set d'armatura di questi cavalieri di Millwood, davvero molto forte, molta poise, molta resistenza, e inoltre possiamo acquistare 3 gemme raffinate per 5.000 anime ciascuna. Poi proseguiamo, questo lo si può ottenere sia dal campo innevato che dalla caverna. Io preferisco andare al secondo falò e fare la strada a ritroso perché secondo me è più rapido. Sto parlando dell'arma congelante, il primo dei due incantesimi, anzi a dire il vero sarebbero 3 gli incantesimi, però uno è un miracolo, quindi il primo dei due incantesimi. Infatti arriviamo in questo luogo pervaso dal marciume, infestato dal marciume, dopo aver fatto fuori tutti questi insetti odiosi, sul cadavere troviamo l'arma congelata. Poi spostiamoci un po' più avanti al villaggio dei corvini. Qua c'è un sacco di roba, ci sono ben 2 armi e un set d'armatura. Dunque cominciamo con le armi. Allora, per la prima arma dobbiamo dirigerci in questa direzione e salire al piano superiore tramite questa scala. Se poi ci giriamo di 180 gradi notate che c'è un altro edificio che si può raggiungere solo esclusivamente saltando su questo ponticello. Entrando nell'edificio e proseguendo sulle impalcature usciremo all'esterno e arriveremo sul tetto dell'edificio, e sul tetto dell'edificio ci sono questi artigli, gli artigli del corvo, arma davvero molto forte. Ovviamente ci sono i soliti obrobri da uccidere e voilà, guardalo lì, artigli di corvo. Poi sempre dal falò del villaggio dei corvini, questa volta andiamo a prendere le piume di corvo. E per fare ciò dobbiamo tenerci sulla sinistra, dobbiamo andare in quella direzione lì. Qua incontriamo uno di questi primi putridi, io li chiamo così, putridi, perché sputazzano veleno. E una volta arrivati qua, vedete che possiamo effettuare un salto per arrivare dall'altra parte. Qua fondamentalmente siamo sopra il falò. Qui c'è un altro di sti putridi da far fuori. E poi qui c'è questa piattaforma. E se saltiamo giù dalla piattaforma, possiamo recuperare la seconda arma, per l'appunto le piume di corvo. Che tra l'altro sarà la prossima arma che tratterò nei video di PvP, ve lo dico già. Poi, sempre al villaggio dei corvidi, questa qua è la scala che ci aveva permesso di raggiungere gli artigli del corvo. Dunque qui, se proseguiamo, questa qua è la via per proseguire verso la prossima parte del DLC, vedete che c'è una scala che ci porta al piano di sopra. Non prendete la scala, ma scendete dal buco nel pavimento, e qua trovate l'armatura da cavaliere schiavo, un'armatura carina.
abbastanza peculiare, e poi vedete che se uscite dalla porta siete proprio, vi ritrovate in faccia al falò. Poi, prima di abbandonare il villaggio dei Corvidi, c'è ancora una cosa che possiamo fare, perché una delle tre lastre di titanite la si ottiene tramite l'NPC che c'è in questo villaggio. Qui molto semplicemente dobbiamo parlarci, come sempre esaurire tutti i dialoghi, e poi per il momento si ferma qua, in quanto ci dovremo tornare dopo aver ucciso Elfrida. Dunque, proseguendo nel livello, al termine del villaggio raggiungeremo questa chiesa con accanto il cimitero. Dunque, qui troviamo un altro miracolo. Io vi consiglio ovviamente di passare dalla porta anziché dagli abbaini sul tetto, perché potete attirare i nemici uno alla volta fuori e facilitarvi notevolmente la battaglia. Non fate quello che ho fatto io qua, cioè quello di attirarmi l'aggro di entrambi, perché una piacevole scampagnata si può trasformare nella festa del dolore, come potete ben vedere. Comunque, questo è l'altro miracolo, anzi, il primo miracolo. Poi, da questo punto, se proseguiamo nel prossimo edificio, incontreremo il cavaliere Wilhelm, proprio lui, il cavaliere personale della dama Elfrida. Questo qua è uno step obbligatorio, sia per proseguire con il DLC, sia per ottenere l'arma che impugna, ovvero la Madonice, che è forse l'arma più forte del DLC, e ovviamente alla sua morte dropperà anche la chiave che ci permette di proseguire nel DLC. Poi, proseguendo dal prossimo falò, abbiamo accesso all'area più vasta del DLC. Infatti qua ci sono ben 4 oggetti da recuperare. Dunque, se ci spostiamo verso l'alto arriveremo a un certo punto che vedremo una campana. Qui girate a sinistra e tirate dritti fino al burrone, fino al ciglio del burrone. Proseguite a sinistra e qua, oltre questo qua, sto sventolatore di torce, troviamo lo scudo dei devoti. Poi, sempre partendo dal falò, questa volta andiamo a raccogliere gli altri tre oggetti, e questi, diciamo, li possiamo raccogliere in sequenza, perché sono letteralmente uno dopo l'altro. Dunque qua, come sempre, proseguite verso l'alto, raggiungete la campana, e questa volta, anziché girare a sinistra, andate fino in cima. Andate proprio fino in cima, finché il sentiero non finisce, e girate a sinistra. Poi qua tirate nuovamente dritto, finché non arrivate dove ci sono dei lupi, che, essendo in New Game più 4, qui fanno un male della Madonna. E sulla sinistra c'è un percorso, c'è un sentiero. Questo sentiero, se lo seguite, vi porterà alla prossima arma, cioè la torcia dei devoti. Qua ovviamente c'è una piccola trappola. Questo guerriero, che oltretutto mi ha droppato la corazza, che non è affatto male. E guardala lì, la torcia dei devoti. Poi, da qui, non tanto distante, ci sono le altre armi. Infatti se torniamo dove c'erano i lupi e continuiamo verso l'alto, a sinistra, qui saremo attaccati da altri lupi. L'ideale qua è proteggersi con uno scudo, perché sono veramente imprevedibili sti cagnacci rognosi. E qui c'è un bivio. Andate a sinistra verso l'alto, troverete un altro guerriero di Milwood, un altro cavaliere di Milwood, che protegge la prossima arma. Qui sta a voi la scelta, uccidetelo, semplicemente attiratelo in maniera che riusciate a raggiungere il bottino. E qua troviamo il martello scuotiroccia, arma davvero, davvero molto forte. Poi, qua, sempre al bivio, dove abbiamo massacrato tutti i lupi di prima, qui adesso possiamo proseguire verso l'alto, dove ci sono questi altri due cavalieri. Questo è, diciamo, il sentiero che è obbligatorio da percorrere, ci porta alla cappella di Ariandel. In questo caso possiamo sbloccare questa shortcut verso destra, e qui vedete che si può saltare giù dove c'è questo guerriero. Anche qua sta a voi la scelta, potete ammazzarlo come potete ignorarlo, meglio ammazzarlo perché sti qua vi inseguono in capo al mondo. E una volta ucciso si può scendere nuovamente, si può proseguire verso il basso. E qua incontriamo l'unico cavaliere che possiede il cercaterra, cioè l'arma che stiamo andando a cercare. Lui è piazzato proprio in fondo a quest'area e protegge questo piccolo passaggio nascosto. Se lo superate, sul cadavere trovate il cercaterra. Poi, proseguendo verso la cappella d'Ariandel, qua siamo sotto la cappella d'Ariandel, dove c'è, diciamo, tutto il marciume, sembrerebbe essere quasi l'origine del marciume. Dunque, lì volendo, se avete l'anello del gatto, potete saltare giù tranquillamente, o per chi non vuole rischiare o non ha l'anello, si può venire qua a sinistra, che c'è questo muro invisibile. Questo ci porterà, per l'appunto, al piano inferiore, dove c'è tutto sto marciume, tutti sti insetti ripugnanti. Se vi tenete sulla destra, in fondo vedete che c'è un bottino con questi due insetti che lo guardano. Ecco, quella è l'armatura di Vile. Poi, sempre tenendovi sulla destra rispetto all'entrata di questa zona, c'è un altro muro invisibile. Questo muro ci porta dove c'è una lucertola di cristallo e verso la prossima zona opzionale.
quella torre che assomiglia moltissimo alla torre in cui combattevamo Priscilla nel primo Dark Souls. Qui dobbiamo scendere attraverso tutte, passando per queste radici, e arrivati in fondo qui, dove una volta in Dark Souls 1 c'erano le vesti di Xanthus, qua troviamo la fiamma dell'addio del piromante. Se poi ci addentriamo nell'arena, troveremo per l'appunto il suddetto piromante, e se lo sconfiggiamo otteniamo l'altra piromanzia, Chaos Fluttuante. Dunque, per il prossimo step va un po' a scelta, perché volendo potete prima fare la boss fight anziché fare questo per ottenere l'altra lastra di titanite. Ma in ordine cronologico, guardando bene, sarebbe così. Le boss fight teniamole per ultime. Dunque, se distruggete il ponte che porta alla cappella d'Ariandia, sbloccherete un passaggio verso il basso. Anche qua tante tante radici. Quando raggiungete questa lucertola di cristallo, ci saranno anche altri due guerrieri devoti pronti a farvi la pelle. E qui, se diamo un'occhiata, vedete che c'è quel cavaliere con la torcia. Sopra di lui, su una radice, c'è la sciabola dei devoti, la prossima arma che stiamo andando a raccogliere. Qui niente di particolarmente complicato, dobbiamo saltare sulla radice sopra di lui. Ovviamente facendo attenzione all'arciere, perché quell'arciere lì non vi dà tregua. Guarda lì, sciabola dei devoti. Ottimo. Come ho detto, occhio all'arciere. Poi, una volta arrivati in fondo, ci sarà un falò. Grazie a Dio. Se andiamo a sinistra rispetto a questo falò, vedremo dei granchi. E oltre a questi granchi c'è un percorso, c'è una scala nascosta protetta da un incantesimo. Per spezzare l'incantesimo dobbiamo andare in fondo a questo percorso, ammazzare questo albero, che tra l'altro è più resistente rispetto agli altri. E infatti sentirete un suono particolare alla sua morte. E infatti già da subito lo potete vedere, se vi spostate un attimino vedete che magicamente la scala sarà apparsa. Inoltre, quest'albero faceva la guardia all'altro incantesimo, ondata di gelo. Dunque adesso potete tornare indietro. Vi consiglio vivamente di far fuori quest'altro albero maledetto, non so come diavolo chiamarle queste creature, perché altrimenti sto qua continua a spammare i globi infuocati e mentre voi siete sulla scala non potete difendervi, e questo vi porta quasi certamente alla morte. Dunque, una volta raggiunta la cima di questa scala lunga come la fame, trovate la prima lastra di titanite. Molto bene. Dunque, tornando al falò, se stavolta andiamo a destra, ci imbattiamo nella prima boss fight. La boss fight opzionale contro il custode del campione e il lupo custode della tomba. Niente di particolarmente difficile, e al termine della boss fight otteniamo le ossa del campione e il cuore impavido. E una volta fatto questo, finalmente possiamo andare a fare la boss fight finale. Per ottenere la seconda lastra di titanite dovete sconfiggere la seconda forma di Padre Ariandel e Elfrida, quando vi combattono insieme. E poi, una volta sconfitto il boss, cioè una volta completate tutte e tre le fasi, potete tornare al villaggio dei Corvidi a parlare nuovamente con l'NPC con cui abbiamo parlato all'inizio, perché esaurendo il dialogo otterrete la terza e ultima lastra di titanite. E quindi voilà ragazzi, spero vivamente che questo video vi sia d'aiuto, vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo. Ciao ciao!